Benvenuti in me molto altro, sono il me in marroncino e oggi continuiamo finalmente di nuovo Metal Gear Solid PlayStation 1, il primo Metal Gear Solid per PlayStation 1. Dobbiamo sconfiggere la Hind di Liquid Snake e sarà difficilissimo. Per chi non l'avesse visto nel precedente gameplay, vi farò vedere l'introduzione che vedremo tra pochettino. Per il momento metto lo Stinger e le mie 2/4 razioni. Due razioni ho, di cui una sta anche fuori. E ora l'andremo a vedere. Sarà difficile, perché sarà difficile. Il serpente è uscito dal suo buco. Sei pronto ora, fratello? Perché mi chiami fratello? Si può sapere chi diavolo sei? Io sono te. Sono la tua ombra. Cosa? Chiedi al padre che hai ucciso. Ti spedirò a incontrarlo all'inferno! Allora, potremo anche... Allora, innanzitutto andiamogli a fare così. E metterci le razioni. Per... Anzi, l'armatura. Allora, sparagli, sparagli. Ok. Andiamo a prenderci la razione che è molto importante per ora. Tanto mo lui è di qua. E gli abbiamo fatto male. Mo vediamo che succede. Va di qua. Ok, sparagli. Pialo. Bravissimo Snake, bravissimo. Allora, abbiamo l'armatura. Però non dobbiamo, cioè dobbiamo stare attenti a quel che facciamo. Buon colpo, nasconditi. Ok, va dall'altra parte, attenzione, vai. Pialo. E l'abbiamo preso, e l'abbiamo preso, attenzione qui. E ora lui va di là. Ok, vai. Spara, yeah. E va benissimo così. Mettiamoci un pochettino così, perché lui non si sa quello che si inventa. Ok. Eccolo. Voi sparagli. Ancora, ancora. Seguiamolo così, seguiamolo così. Non possiamo fare molto, però. Anzi, invece sì. Ah, perché mo lui va a tirare le bombe. Ok. Va a tirare le bombe. Attenzione, allora. Però facciamo così. Mettiamone una. E mettiamoci l'armatura. Beccati questo. Ok, lui tira la bomba e vediamo come fare. Che di solito io mi ricordo che andava qua. Però nel frattempo io non gli posso sparare. Vai, 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 scappa, 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 scappa. Perché lui mo sta lì. Ah, attenzione. Attenzione, che grave la situazione. Pari, non l'abbiamo preso per niente. Dov'è? Dov'è? Eccolo, sta qua sopra. Oh, come t'avevo visto. E mo lui sta là. Come fa a macchiapparlo da là? Mannaggia la miseria. Allora, mettiamoci qua. Tanto lui lo sappiamo che sta là. Eccolo. Dov'è? Dov'è? Sparagli. E nasconditi. Meno male che non ci ha preso. Zitti, zitti, zitti. Boni, boni, boni. Spara, ye. Dai che ce la stiamo quasi facendo. Non voglio cantare vittoria, ma nemmeno voglio demoralizzarmi. Dov'è? Eccolo lì. Pialo. Guardate, maledetto. Dannato, dannato. Però la bomba gliela potrei anche tirare, eh. No, ma è meglio lo Stinger, lo Stinger. Tanto mo lui... lo sapevo che ritornava su. La sta là sopra, dovremmo aspettare che passi. Facciamo così. Lo intercettiamo da qua. Vai. Da te non l'ho preso per poco, anzi l'ho preso, anzi l'ho preso. Attenzione.
Dov'è? Eccolo, vai! Se famo prende, Snake, mannaggia, non te doveva prenderla! E lui va così. Dove sta? Eccolo! Vialo, mannaggia, guarda come si nasconde! Eccolo! Sta sotto! L'ho visto che sta sotto. Allora, cosa ci inventiamo? Conviene però metterla un'altra così e stare un pochino tranquilli e vedere cosa accade. Prima tanto lui viene per forza sopra. Eccolo. La fa a caccia al topo, il gatto è il topo. Eccolo. Vediamo da dove spara. Ok, potremmo anche osare, eh. E osiamo. Preso. Attenzione. No. Proviamoci però. Dov'è? Spara, mannaggia. Non facciamo cavolate. Eccolo. Dov'è? È sotto. Sta sotto il maledetto. Dobbiamo stare attenti perché abbiamo solo un'altra razione. E questa è dura, eh. Mo lui fa tutta la roba che... Così. Io gliela provo a buttare una bomba. Vediamo che succede, ma non ci credo. Niente, manca esplosa, esplode dopo. Oh, lo stinger non ce l'ho più, mannaggia. Devo andarlo a prendere qui, vai. Non ho più lo stinger, dannazione. Non ce l'ho più, devo andarci prima. Facciamo così. Devo non si nasconde. Vai, nasconditi, non te fa prendere. Allora, abbiamo 5 colpi. E come facciamo? Dov'è? Eccolo. E pialo, mannaggia. Dov'è? No, sta sotto. E come famo? Ce l'abbiamo 5 colpi. Qua diventa problematica la situazione, perché con 4 colpi credo che non ce la faremo mai. Va a finire, devo sparare col cecchino. Con la cosa del cecchino. Dov'è? Buono. Attenzione. Dov'è? Dai ragazzi, tutti quanti insieme. Ce la rischiamo? Rischiamo, ce la va. Guarda te, si è messo dall'altra parte, guardalo. Dannato, eccolo. Vai. Non l'ha preso. Io gli ho buttato la granata, mo me frega niente. Porca tua. Allora no, mettiamo lo stinger. Dov'è? Vediamolo un po'. Eccolo. Sta sotto, guarda che... Non posso sprecare quella munizione, assolutamente. Non la posso sprecare. Quante cose ho? Non ce l'ho neanche un'altra razione per rischiare. Non posso sprecare quella munizione, assolutamente. Dov'è? Vai! L'abbiamo preso! È morto? Non mi dica che ne serve un altro. Non mi dica che gliene serve un altro. Com'è la situazione qua? Gli devo sparare? Non ci credo. No, meno male.
Oddio, mo che succede? Alzate, alzate, Snake. Non so dove te mannare. Andiamo qua. Mamma mia. Siamo salvi. L'ultimo colpo. Con l'ultimo colpo. Mamma mia, salviamo subito. Avanti, vola. Dannazione. Boom. Ci vediamo all'inferno, Liquid. Quanto ci è voluto, ragazzi e ragazze. Il problema della cremazione. Ok, ce l'abbiamo fatta. Con l'ultimo, e dico l'ultimo, missile. Chi è? Snake, l'ascensore funziona. Grazie. No, questa è la cosa strana. È partito tutto da solo, ora sta salendo. Ah sì? Bene. L'esplosione di prima, che cos'era? Ho dovuto eliminare l'elicottero. L'elicottero? Ma è incredibile, Snake. Ascolta. Ma grazie. Sapere esattamente che cosa fare. E questa è la strada per arrivare al Metal Gear. Certo, l'ingresso della base sotterranea si trova verso il fondo del nevaio, lì davanti. Va bene, cercati un posto sicuro dove nasconderti per un po'. Sto per andare di sotto. Lo so, non hai bisogno di dirmelo. E stammi fuori dai piedi. Non cercare di fare l'eroe o altre sciocchezze. D'accordo, chiamami se hai bisogno. Mamma mia, io devo chiamare Meling. Meling, salva, salva sta partita. Serve qualcosa, Snake? Devo salvare. E se no io non la rifaccio sto pezzo. Mamma mia, quanto ci è voluto. Ok. Non scordarti di salvare anche i tuoi ricordi su di me. Non mi ricordo. Non fare i ricordi. Neanche su un sistema come il tuo. Sono cose delicate. Una volta ridotti a numeri binari e trasmessi, non possono più chiamarsi ricordi. Non sarei così sicura. Non c'è niente che la tecnologia non possa fare. I ricordi non sono solo suoni e immagini. Sono qualcosa che va ben oltre tutto ciò. Non capisco. Tutto può essere convertito in formato digitale. Se è così, perché non provi a salvare quello che sto pensando in questo momento? Non posso salvare cose di questo genere. Devi perlomeno esprimerli con parole. Ecco, la stessa cosa vale per i ricordi. Non saprei. Per quanto possa avanzare la tecnologia, non sarà mai possibile penetrare nell'animo umano. Ti sbagli, è solo questione di tempo. Prima, devi cercare di capire cosa sono le emozioni, Meiling. In che modo? Devi lasciarti andare e innamorarti di qualcuno. Dai, Snake, hai messo un cartello, scegli me. Campbell, vediamo che dice il buon Campbell. Ce l'hai fatta, Snake. Hai abbattuto Line. Lo so. Ero così preoccupata. Non credo che Liquid sia sopravvissuto. Nemmeno io. Ma anche se abbiamo eliminato il capo dei nemici, non possiamo aspettarci di aver risolto il problema. Sono sempre intenzionati a lanciare quella bomba. Hai ragione, non c'è tempo da perdere. Presto, la base sotterranea è oltre la torre di comunicazione. L'ascensore è tornato a funzionare, non è vero? Beh. Allora, andiamo Master, un po' parliamo con qualcuno che non... non risponde. Non risponde no, però vabbè. Per chi non sapesse la storia. Neanche con la profonda, Otacon. Vediamo cosa ci dice Otacon. Non so come, ma l'ascensore ha ripreso a funzionare. Se arrivi al piano terra della torre B ed esci, ti troverai nel nevaio. L'entrata della base sotterranea si trova a nord del nevaio. Ok. Meryl che dice? Non risponde. Nastasha? Mio Dio, hai davvero abbattuto quell'Hind? Sì. Dopotutto, quell'Hind ha abbattuto due F-16. È difficile credere che dopo una cosa del genere sia stato fatto fuori da un solo uomo. Bel colpo, Snake. Diciamo che ci ho pensato io col joystick, però sì, è stato lui. Allora, i giochi quando ti incoraggiavano a fare del... cioè, bene e meglio, invece adesso giocate e basta. Allora,
andiamo qua, andiamo sotto. Adesso l'ascensore è tornato a funzionare, quindi dobbiamo solo andarci e vedere. Allora. Vediamo un po' cosa ci riserva l'avanzamento. Cioè, io lo so, però per chi non lo sapesse o chi vuol ricordare, ricordi. Allora, andiamo al buon ascensore che dovrebbe stare qui da queste parti, credo. Perché io sto andando giù? Stava qui l'ascensore? Mi sa che ho sbagliato strada, devo andare sopra e dall'altra parte, credo. Andiamo un pochettino. Totalmente sbagliato strada, credo. Allora, torniamo sopra. Eh sì, è che l'ascensore mi pare che stava qua. Eh no, ma che sto a dire? Ah no, l'ascensore sta sotto. Questo è il combattimento che mi ha levato la memoria. Come diceva prima Snake, non si possono salvare i ricordi in formato digitale. C'ha ragione, ma nemmeno in formato cerebrale, eh. Allora, vediamo un pochettino. Allora, scendendo le scale. Scendo le scale solo per voi. Ci arriveremo, l'ascensore. Dovremmo essere arrivati, eh. Quanto ci vuole? Non mi ricordo così tanto. È vero che là c'è il coso dell'ascensore, però così tanto ci voleva andare giù. Ah, perché qui c'erano le telecamere, che io non l'ho detto prima di iniziare, che le ho distrutte per andare a prendere l'altra razione, la terza, che avevo, che stava giù in pratica. E quindi sì, lì c'erano le telecamere, le ho levate. Mo' arriva l'ascensore, li premiamo, come si fa all'ospedale, insomma, dove ci stanno gli ascensori, anche in hotel, si preme sempre finché arriva. Ok, è che devo qua. Mo. Lo vedi? Che è quel rumore? Al piano 1. Per forza. E scendemmo. E poi hanno fatto un ascensore per due piani. Cioè, 9-1. C'è qualcosa che prima ho dimenticato di dirti. E sarebbe? Nel mio laboratorio c'erano 5 mimetiche ottiche allo stadio di prototipo. Va bene, e allora? Se togli quella che sto indossando ora, ne restano 4. Mi hai chiamato per farmi una lezione di aritmetica? Pensavo di procurartene una, così sono tornato al laboratorio e... E? Le 4 tute non c'erano più. Inoltre, per quanto riguarda l'ascensore che ho controllato... È davvero strano. È come se qualcuno lo stesse tenendo intenzionalmente fermo. Quando ci sei salito, si è attivato il segnale del limite di carico. Ecco, questa è un'altra cosa che mi ha fatto riflettere. Il segnale si è attivato. E io sapevo benissimo che da solo non potevo... Ah, ok. Quanto pesi? 62 kg, mentre l'ascensore ne regge 300. Ci vogliono almeno 5 persone come te per raggiungere quel limite. Guarda fuori, Snake! I tizi che mi hanno fregato le mimetiche sono lì con te! Perché hanno le mimetiche. Ora morirai. Allora, mo famo una bella cosa. Col fama, vai. Aia. Io gli tiro una granata. Becca. Oddio, ho finito pure queste.
Ok, sono morti. Ah no, non sono morti. Questi sì, però. Ok, 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 ci siamo, ci siamo. Tutto risorto, stavamo per morire, però tutto risorto. Ecco perché c'era il limite del peso, perché c'erano altre 4 mimetica ottica. Ok, siamo arrivati. E mo il problema è più che altro, primo dove andare e secondo riprendere qualche razione. Ok, una l'abbiamo ripresa. Di qua c'è qualcosa. Ok, PSG1 proiettili, perché adesso ci sarà da divertirsi. E di qua granate, FAMAS e basta, è la scala rotta. E poi con un saltello Snake avrebbe potuto anche andarci, però non l'hanno fatto, non l'ha fatto. Ok, entriamo dentro. Attenzione! Ah, mamma mia, quanto c'è voluto poco per morire qui. Avrei dovuto rifare tutto da capo. Allora prendiamo la razione, perché sennò è inutile qui. Ok, andiamo qua. Tiriamo un'altra chaff. Socom, FAMAS e via, andiamo. Vai, prima che si attiva tutto. Mamma mia, ci è voluto tanto. Ok. Facciamo una cosa fatta precisa qua. È vero che non bisognerebbe salvare perché ci abbiamo tutto. Infatti salviamo sull'altra cosa. C'è Snake. Devo salvare. Allora, questo, facciamo questo qua. E vediamo che succede. Snake, in Cina si dice: quando viaggi su una strada fangosa, non fermarti a pulire i sandali. Vuol dire che quando sei nei guai, devi ricordare quali sono le cose importanti. Guarda le cose dalla giusta angolazione, ok? Vuole dire quando stai nella cacca, lascia perdere, perché tanto te ne verrà di più. Per chi è nostalgico come me, questo è uno dei migliori punti dell'intero gioco di Metal Gear Solid. E chissà sa. Allora. Ah, però prima fammi vedere una cosa, perché qui, diciamo, scherziamo, ma magari c'era qualche cosa, no? Allora, mettiamoci la nostra buona armatura. Lo sapevo. Snake, stai bene? Otacon! Ci sono altre mimetiche ottiche in giro? No, ne avevo solo 5. Allora questo non ha una mimetica ottica. Ma di chi stai parlando? Qualcuno mi sta sparando addosso. Perfino in mezzo a questa tormenta. È lei! Wolf. Sniper Wolf. Sì, è lei. È sicuramente lei. Otacon, sembra quasi che tu sia contento. No, non lo sono. Ne è allora contento. Snake, per piacere, non ucciderla! Ma sei matto? Ti supplico, lei è buona! Se avessi parlato con lei, lo sapresti anche tu! Stammi a sentire, ragazzo. Quella è una spietata assassina. Ti vedo perfettamente da qui. Te l'avevo detto. Non avrei mai rinunciato alla caccia. Ora sei mio. Wolf, no, non puoi farlo! Non metterti fra un lupo e la sua preda. Sei piuttosto in gamba se riesci a colpirmi in questa tormenta. Visto? Le donne sono per natura soldati migliori. Wolf, non farlo! Snake, ormai ci sono. Non senti che mi sto avvicinando? È un errore per un tiratore scelto rivelare la propria posizione. Oh, sul serio? Allora, mio caro, ti manderò una lettera d'amore. E sai di che si tratta? Di un proiettile, dritto dal mio fucile al tuo cuore. Romantica. Wolf, Snake, no! Zitto! Non immischiarti. Ora pagherai per Meryl. Voi uomini siete così deboli. Non riuscite Otacon a finire ciò che iniziate. Otacon è debole. Ah, molte olio qua.
Dove mi metto? Dove mi metto qua nascosto, mannaggia? Mi dovrei mettere un attimino sdraiato qua per terra e pensare. Allora, PSG, vai. Allora. Allora, intanto prendiamo una razione e capiamo un po' la situation. Allora, vediamo se c'è qualcos'altro qui. No. Vediamo la situation qua. Questa sta... qua proprio a ricerca del cecchino, Mannaggia. Alla peppa. Quando sta? Qui io mi ricordo che c'era da fare qualcosa tipo... Eccola. Vediamo se acchiappamo. Quando acchiappamo così. C'era qualcosa da fare, però lui si sdraia. È complicato qui, Dove? Eccola. È ok. Seguila, Snake. Però abbiamo seguito la medicina questa qua. Ok, seguiamola. No. Dai, fatte vedere. Ok. Seguiamola. Attenzione. Dove? Dai. Bene. Mo lei fa la cosa del... Dobbiamo stare qui per capire quando si muove. Non credo che ci possa sparare da qua. Invece sì, mannaggia la miseria. Ando sta? Ma io non la vedo. Ma guardate un'altra volta. Non la vedo, dannazione. Eccola. Mamma mia, come l'ho presa di striscio. Va bene così. Eccola. Mo me si muove il fucile, non è normale. Ma la medicina a che serviva questa? Antiraffreddore, a che ci frega? Prendiamola. L'armatura ci vuole. Attenzione. Eccola. Guarda come corre. Guarda, gli pure te. Dannata. Non la vedo, non la... Eccola, meno male che l'ho vista. Dai, muovete, maledetta. Meno male. Zitti, Boni. Madonna. Spara, ye. Oh, non te muovere il fucile. E andiamo. Sì. E questo è il momento tragico. Godiamocelo tutto. Ascoltate bene anche la canzone. Io aspettavo da tempo questo momento. Sono un cecchino. Aspettare fa parte del lavoro.
tutti i muscoli immobili, la concentrazione. Mi ha beccato al polmone. Non puoi salvarmi. Ti prego, finiscimi. Sono curda. Ho sempre sognato un posto pacifico come questo. Curda. Ecco perché sei chiamata Wolf. Sono nata su un campo di battaglia e lì sono cresciuta. Proiettili, sirene e urla sono stati la mia ninna e nanna. Cacciati come cani, giorno dopo giorno, messi in fuga dai nostri miseri ripari. Questa era la mia vita. Ogni mattina mi svegliavo e scoprivo che qualcun altro della mia famiglia o dei miei amici era morto. Io alzavo lo sguardo al sole e pregavo. Pregavo di restare viva per un altro giorno. I governi del mondo hanno chiuso gli occhi di fronte alla nostra tragedia. Poi è arrivato lui. Il mio eroe, Saladino, che mi ha portato via da quell'orrore. Saladino, vuoi dire Big Boss? Sono diventato un cecchino. Nascosto, osservavo tutto attraverso il mio mirino. Ora potevo vedere la guerra, non da dentro, ma da fuori. Da osservatrice. Guardavo la brutalità e la stupidità della razza umana dal mirino del mio fucile. Mi sono unita a questo gruppo di rivoluzionari per avere la mia vendetta sul mondo. Ma ho tradito me stessa e il mio popolo. Non sono più Wolf, il lupo che volevo essere. Nel nome della vendetta ho venduto il mio corpo e la mia anima. Ora non sono nient'altro che un cane. I lupi sono animali nobili. Non sono come i cani. Nella lingua Yupik, la parola lupo è Keglunek e gli Aleuti li rispettano come onorevoli cugini. I mercenari come noi sono chiamati cani da guerra. È vero, siamo tutti in vendita per un prezzo o per un altro. Ma tu sei diversa, indomita, solitaria. Tu non sei un cane, tu sei un lupo. Chi sei tu? Sei Saladino? Wolf. Hai risparmiato la vita di Meryl. Lei non era il mio bersaglio. Io non uccido per divertimento. Riposa in pace. Morirai da lupo orgoglioso. Quale sei? Finalmente ho capito. Non aspettavo per uccidere la gente. Aspettavo che qualcuno uccidesse me. Un uomo come te. Tu sei un eroe. Per favore, liberami. Perché? Perché? Io ti amo. Cosa vuoi? Il mio fucile. Dammelo. È una parte di me. Ecco, ora sono tutti
Ok. Rue. Liberami. Addio. Snake, hai detto che l'amore poteva sbocciare in battaglia, ma io non sono riuscito a proteggerla. Che cosa stai facendo? Lo restituisco alla sua proprietaria, non mi serve un fazzoletto. Perché? Perché io non ho più lacrime da versare. Io vado alla base sotterranea, non abbiamo più tempo. Lo so. Ora dovrai proteggere te stesso, non fidarti di nessuno. Sì. Se non riuscissi a fermare il Metal Gear, probabilmente questo posto verrebbe bombardato. Lo immaginavo. Potremmo non vederci mai più. Sarò sempre al mio codec. Voglio esserti ancora d'aiuto. Puoi andartene quando vuoi. Ricominci. Ricomincia la tua nuova vita. Che pezzo meraviglioso. Per che cosa combatteva lei? Per che cosa combatto io? Tu, per cosa combatti, tu? Se ce la faremo, te lo dirò! Veramente okay. Uno dei pezzi migliori. Cercherò di capirlo per conto mio! Che ci possono essere in questo gioco. Veramente stupendo. Ci sono un sacco di significati in questa scena, anche per la vita reale, che comunque stupendo, stupendo. Allora, vediamo un pochettino qua che possiamo fare. Livello 7, dobbiamo capire un attimino perché magari c'è qualcosa da prendere. Allora, vediamo qua. Attenzione che non ci siano telecamere. Eccola, ci stanno le bombe. Allora, ricominciamo. Senza cose. Ok, ci sono le C4. Mo l'ho capito. Le Claymore, no? Le C4. Ok, prendile. Diazepam, Claymore, Stunt Grenade e razione. Bene così. Poi, usciamo da qui. Di là cosa c'è? Un altro livello 6. E qua ci starà. Sembra di no. Sembra che non ci sia nulla. Strano. Allora, PSG. SOCOM. FAMAS, che è il mitragliatore. E FAMAS. Ok. Usciamo da qua. Poi, laggiù c'è qualche cosina? Da vedere, da fare? Vediamo un pochettino qui che livello è. 6, sempre. Ci sono le telecamere qua. Allora, facciamo così. Vediamo un po'. Con le chaff. Ok. Granate, chaff, granate e... Chaff, granate e basta. Ok. Andiamo avanti. Vediamo qua che cosa ci può essere. L'importante quello è da dove venivo, mi sa. Lì mi sa proprio da dove venivo. E allora devo andare qua. Qua ci stanno altre cose. ISG, che sarebbe il coso lì. Ah, qui c'era... c'era un segreto però che non farò. Che in pratica se uno metteva con la scatola questa qui, il box A o il box B, per esempio il box A per l'eliporto, ti portava all'eliporto a un certo punto. E questo è per il centro di stoccaggio delle testate, scritto sopra.
ma non lo faremo perché praticamente era uno dei viaggi rapidi che poi era quello più lento di tutta la storia dei videogiochi, che dovevi aspettare un bel po' e poi venivano i soldati e ti portavano lì. Allora, livello 1 addirittura questo? Però sempre delle camere ci sono e buttiamole dentro. Una bella chaff. Ok, qua cosa abbiamo? Ah, il cartone quello C, ok, però non ci serve. Che ci riportano qua praticamente. Allora qui cosa c'è? Livello 6. Vediamo un pochettino cosa c'è dentro. Sempre la chaff da mettere. Ma vediamo che tante volte... No. Ok. Nikita missile, che tanto servirà tra poco. E Nikita. Ok, Nikita ce l'abbiamo. Adesso ci rimane questo. C'era anche il livello 7. Che non abbiamo di livello 7. Ma vediamo qua dove ci porta. Però qua mi sa che c'era un'apertura. Aspetta, mi sa che la devo riutilizzare un'altra volta la chaff. Però prima di fare questo, voglio andare a vedere qui perché mi dava livello 7. E ovviamente non ci posso andare. Ma intanto qui c'è Sniper Wolf. E allora devo entrare per forza qua dentro. Per forza di cose. Ok. Andiamo, 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 andiamo. Veloci. Via, giù. Ok. E qui mi dice di mettere il disco 2. Quindi io vi saluto, se vi è piaciuto questo video gameplay mettete mi piace, condividete, iscrivetevi, siamo arrivati in ben 43 minuti, 42 minuti. Spero vi sia piaciuto e vi aspetto con gli altri video, video dirette e altro di me e molto altro. Ciao!